Hello, ladies and gentlemen. Non so se sentite un rumore strano qui, ma accanto c'è il bagno. Mi sa che qualcuno ha appena acceso quella cosa per asciugare le mani. Ma il rumore è finito, ora è tornato il silenzio e parliamo delle quote del finale di Euro 2016. Essendo in finalissima, mi sono vestito in una maniera un pochino più formale, che non ho messo la farfalla, ma un pochino più formale per il peso della partita. Allora, cominciamo con le quote del Unix 2. È uno scherzo del tabellone, anche se si gioca allo Stade de France, vediamo Francia che gioca in trasferta, perché c'era Portogallo sul pezzo alto del tabellone e Francia sul basso. Quindi Portogallo è in trasferta, ma per la scommessa è squadra di casa. Ma comunque, è troppo complicato questo, quindi andiamo avanti con le quote. E Portogallo è quotato a 4,65 per vincere la partita in tempi regolamentari, con il pareggio a 3,15 e Francia a 1,95. Anche abbiamo già aperto le quote ieri, subito dopo il semifinale tra Germania e Francia, e vediamo già un bel po' di soldi sulla Francia, quindi tanti dei nostri scommettitori stanno credendo sul fattore campo. Allora, per quanto riguarda le quote under over, vediamo under molto basso, quotato 1,47, con over a 2,55. Ma con Griezmann, Giroud, Ronaldo in campo? Ma non so, magari vedremo qualche spettacolo. Ricordiamoci che l'ultima volta che Francia ha giocato in casa nel finale di un torneo era in 1998, quando ha finito 3-0 contro il Brasile, quindi ecco lì un over. Quindi perché chi crede un altro over nel finale con Francia coinvolto? Over è la nostra soluzione. Con under così basso, logicamente no goal è favorito, quotato a 1,65, col goal a 2,15. Anche qui magari vale un tentativo per entrambe le squadre che segnano nell'arco dei 90 minuti. Ma chi alzerà il trofeo? Allora, vediamo Francia quotato a 1,40 e Portogallo a 2,90. Queste sono le quote proprio coppa in mano, senza avere l'attenzione di tempi supplementari, rigori. Quindi vediamo Francia un netto favorito per mantenere questa bella statistica, che ogni volta che Francia ospita un torneo, vince la coppa. Questo deve essere un bel motivo per tutti gli altri paesi di fare belle offerte per ospitare i prossimi europei mondiali. Ma purtroppo sono già presi di Qatar, Russia e gli europei nei prossimi 4 anni si gioca in tutti i vari paesi diversi, quindi non è più un europeo da come preferiamo noi, diciamo. Allora, per ora è tutto, buon finale, grazie per la vostra compagnia durante questa avventura. Ci vediamo fra poco per altri chicchi di grapes, non solo gli europei logicamente, ma su qualsiasi altro sport dove si può fare una bella scommessa. Ciao a tutti, goodbye and good luck.